Parliamo di futuro con il mister Gianluca Iachini. Da tanti anni che il Montesilvano non rivedeva la Serie B. Programmi devono essere assolutamente ambiziosi, anche perché accanto a te è una bellissima ragazza e oltretutto molto brava, che esprime il passato perché è giocatrice esperta, ma anche il futuro, le aspettative per un torneo di livello. Sì, sì, passato fino a un certo punto, perché lei è giovane e quindi può ancora dare tanto. Ci mancherebbe. Sperando alla nostra causa. Sì, sono tanti anni che Montesilvano non riusciva a ritornare nella categoria nazionale, questo ce ne siamo accorti dopo, perché nessuno pensava prima di fare questo tipo di calcoli. Adesso effettivamente stiamo facendo queste considerazioni. La società assolutamente vuole che si riesca a fare una squadra che possa salvarsi, sicuramente salvarsi, e poi al limite andare avanti per qualcosa in più nella prossima stagione. Me lo giuri, me lo prometti, perché io ti ho fatto riconfermare come allenatore, quindi non mi far fare brutte figure per la prossima stagione. No. Ne parliamo con Giada, bravissima centrale, Giada Innocenti. E Giada, allora, la B2 comincia a essere un livello appetitoso, interessante, e visto che siamo nel ristorante giusto, il mulino gira ottimamente, quindi dobbiamo fare bella figura anche per la prossima stagione. Non sentire l'allenatore, salvezze, eccetera. Puntiamo più in alto, vero? Allora, buonasera a tutti. Sì, oddio, la categoria è un po' più alta, sicuramente. Ci saranno giocatrici di esperienza, però ora non so la squadra come sarà, perché è ancora presto. Però sicuramente puntiamo a fare bene, perché comunque, insomma, quando si sta in campo si vuole vincere sempre. Poi adesso vediamo. Che contributo darà Giada Innocenti invece? Io dove devi migliorare? Allora, sicuramente ognuno c'ha i propri limiti, io li so, e cercherò di fare il possibile anche quest'anno. Muro fast, primo fast, tempo, tutto. Primo tempo, tutto. Voglio, sì, io, a me piace. Sentiamo giocare tutto. Sentiamo l'allenatore che sta dicendo, sai che... Non ridere, dove però deve migliorare, lei? Lei deve solo mettersi in testa che deve giocare la palla davanti. Un primo tempo o una sette ed è infermabile. Io però... ti stavo provocando perché è bravissima, perciò lo sto dicendo apposta. È forte, infatti. Non ha bisogno... dire che a me basterebbe che comunque si non potessero... ha bisogno di nulla. L'unica cosa di cui si ha bisogno un po' tutti è il pubblico, e chiudiamo con questa, certo, con questa festa questo... bellissima di, sì, della sì, promozione. È una festa bellissima. Noi purtroppo, se dovesse, hai visto anche alla finale, se il palazzetto dovesse avere la possibilità di aprire sul pubblico, non abbiamo problemi. Io faccio un invito, ma penso che appunto perché c'è voglia di pallavolo a Montesilvano ci sarà sicuramente. E ci saremo anche noi. Ecco, e vince la Gedeas! E si va in Serie B! E si va in Serie B!